Lorenzo durante Ballando con le Stelle, adesso Lorenzo sta ricambiando da ospitalità a Lucrezia a Budapest. Come ti trovi quando sei a Budapest? Molto ti piace bene. Stare lì, Lucrezia? Mi piace molto. Sì, ti piace molto? Ti senti un po' a casa o non ancora? Sì, mi sono già piazzata le mie cose. Anche un po' ho troppo. Già messo via tutte le sue scarpe, ho messo anche le mie, quindi abbiamo già suddiviso gli spazi. Fantastico, ti voglio solo sottolineare che George Clooney, quando insomma aveva a casa Elisabetta Canaris, aveva un armadio così piccolo perché lui aveva preso tutto lo spazio. Quindi, caro Lorenzo, tocca a tutti prima o poi. Ecco. No, dai, non sono così invadente. Piano avete piano. Già litigato oppure non ancora avete litigato? No, ancora no, ancora no. Perché guardi lui? È lui quello, lui quello che vorrebbe litigare, Lorenzo? No, 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 io sono super tranquillo, come già sai, quindi... Come già sai, non è che so molto, eh. È vero che mi parli, ma non così tanto, ecco. No, no, quindi... Siamo pacifici. Sì, siete sì. pacifici. Allora, intanto ci sono le vostre nuove lavagnette, non so apprezzare, la puntata 120 ce l'abbiamo fatta. E quindi vi chiedo, per il nostro gioco affinità, di darmi le risposte e vedere se... combaciano. Allora, prima domanda. Poi se litighiamo però dobbiamo dare la colpa a qualcuno. No, finalmente litigate anche voi, perché non è, in diretta così, forza, su. Prima domanda, Ballando con le Stelle, avete, un po' di musica tensiva, grazie Daniele, avete provato, insomma, come dire, anche a nascondere la vostra relazione, ma non ci siete per niente riusciti. Quindi la domanda è questa. Su quale ballo Lorenzo ha dato il primo bacio pubblico a Lucrezia? Scrivetelo. Poi ovviamente abbiamo filmato che lo testimonia. Non puoi copiare, non puoi guardare. Il primo bacio in diretta TV a Ballando con le Stelle era, lei ha scritto, lui ha scritto valzer. Ma amore! E invece... La baciata. Sarà baciata o valzer? Vediamo. Bacio baciata, ma dai. Sei, se l'errore più cattivo che ho commesso nella vita muori tu. Sei, se non sbaglio più fatale che ho commesso nella vita muori tu. Sei, se la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora tu. Sei, la persona che ha ridato un senza i giorni. Lando la loro baciata. Non è un vero bacio. Cioè, Lorenzo, non te lo ricordavi? Sì, però per me è un vero bacio, un po' diverso però. Cioè, stiamo sbagliando noi, quindi? No, no, facciamo finta che... Diamo il vantaggio a Lucrezia, dai. Va bene, 1-0. Allora, ipotizziamo una litigata. Chi fa il primo passo? Chi è per primo... che prova a fare pace, scrivetelo, perché mi pare che non abbiano ancora litigato, cioè questa cosa veramente mi manda i matti, ma dopo quei 4-5 mesi, allora, tu ma vuoi scrivere? Sì. Lui dice io faccio il primo passo, lei dice io. Vabbè ragazzi. Entrambi, ma terza domanda. Perché entrambi non siamo molto che... Cioè io sono una che parla tantissimo, no? Sì. Io parlo tanto, quindi appena c'è qualcosa che non va, subito vado lui a parlarne. E lui sta zitto. Però dopo anche lui inizia a parlare, quindi in realtà entrambi. Vabbè. Ci troviamo a metà strada. Da quanto tempo state insieme adesso, Lucrezia? 4-5 mesi. Allora, lei dice 5 mesi, lui dice 4 mesi. Ma perché non capiamo come calcolarli. Come li volete calcolare? Dal primo incontro, dal primo bacio, dalla prima... Facciamo che non li calcoliamo. Va bene, prossima domanda, 1-1. C'è un oggetto che considerate il simbolo proprio del vostro amore? Scrivetelo. Posso disegnare? Tu puoi disegnarlo oppure lo puoi scrivere. Intanto lui arriva sempre in ritardo. Allora, lei sta facendo un vero disegno, molto bello anche, no, devo dire. Vabbè, però si capisce. Simbolo del loro amore è un spazzolino da denti. Ma perché, scusa? Vediamo se l'ha fatto anche no, lui. No, no, aspetta. Ma che cos'è questo disegno? È uno spazzolino, vero? Sì. È uno spazzolino.
Guardate come disegnano. Lui, lei. È quello ungherese. È lo spazzolino ungherese. Perché lo spazzolino? Scusa, me lo spiega Lorenzo che parla così tanto. Dimmi, sì. Lorenzo. Sì, perché diciamo che quando sono andato da Lucrezia per la prima volta è una delle poche cose che mi sono portato con me. È anche una delle poche cose. Cioè, praticamente lo spazzolino, quando lei è venuta a Budapest, è la prima cosa che gli ho preparato. Che tenerezza. Questa cosa dello spazzolino lo chiedevo io alle mie amiche diciottenni, cioè no, ventenni, tipo, ah, ma Caterina mi ha lasciato lo spazzolino. Ma magari uno si è dimenticato, invece no, lui lo vivete come lui un simbolo. Lui l'ha portato lì e l'ha lasciato lì. E quando sono arrivata l'ho trovato già prima, ha detto guarda lì c'è tutto il tuo reparto, lì lo spazzolino tuo. Sì, ma questo diciamo che viene un po' da mamma, perché mamma dice che ci sono tre oggetti che... ogni persona deve avere quello suo, e quindi uno è lo spazzolino e gli altri due... Dimmeli, no, gli altri due me li dici, scusa, Lorenzo. Lo spazzolino, poi? La ragazza, o il proprio partner. No, non ho capito allora, i tre giotti li lasciare a casa? No. Allora, non sono oggetti, sono tre cose che non dai in prestito, diciamo. Ah! Tre cose che non si danno in prestito. Sono i tuoi personaggi. Sì. Spazzolino, partner, mi sembra giusto, poi? La terza non mi ricordo più. Vabbè, andiamo avanti. E salutiamo la mamma di Lorenzo Tano. Grazie, Rosa. Allora, a un certo punto, ballando con le stelle, siete stati paragonati a Gregory Peck e Audrey Hepburn. Chi è che l'ha fatto? Chi l'ha detto? Scrivetelo. C'è stata una persona che vi ha paragonato a loro. Ora bisogna anche spiegare a Lorenzo chi è Gregory Peck, forse Audrey Hepburn. Li conosci, no? Ecco, sì, guarda, anche sì. La foto, sono loro. Ah, sì. Chi è che l'ha fatto? Sì, lei sì. Si sta ricordando, lui molto meno. Lui ha scritto... No, scusate, lui ha scritto... Chi ha scritto? Sara Di Vaira. Sara Di Vaira. Sara Di Vaira. Tu hai scritto... Rossella Erra. Il filmato dice che... Avete fatto un giro in motorino per Roma, passando davanti al Colosseo. Sapete cosa mi sembrate? Mi sembrate Gregory Peck e Audrey Hepburn in Vacanze Romane. E se questo è tutto il principio, è il principio di un film romantico a passo di danza. Darvi l'autotitolo di vostra fata madrina dell'amore. Ecco, io che cosa vi auguro? Nulla, perché è tutto perfetto così. Dovete solo continuare a essere così l'uno per l'altro. Io vi voglio bene, vi adoro e vi seguo con un affetto talmente enorme, ragazzi, che non potete neanche immaginarlo. Oh, grazie. Intanto io stavo leggendo i tweet su di voi. Grazie Rossella, vedi, sta vincendo a mani basse veramente. Ma certo. Lucrezia, ma non è finita qui, dimmi Fabrizio, hashtag la volta buona. Qualcuno dice, Lorenzo Tano ha la tipica faccia dell'inaffidabile. Io no. Non mi fiderei di uno così. È inaffidabile? Perché no, inaffidabile. Non l'ho detto io, l'hanno scritto. Ti stavo già fulminando. No, ma che è affidabilissimo. È affidabilissimo. Mamma mia, io a mani basse proprio, sì. Ah. È affidabilissimo. E allora ragazzi, ciecamente. E allora, se è un ragazzo affidabile, come dire, più di una volta c'è stato qualcuno che ha detto che forse questo amore poteva anche crescere. Sempre qui da te l'hanno detto. Eh? L'hanno detto qui. L'hanno detto qui. Hanno detto questi due ragazzi possono, sicuramente hanno una storia lunga, addirittura potrebbe arrivare un bambino per loro. Ve lo ricordate? Mm-hmm. Sì. Ma guarda, indimenticabile. Indimenticabile, ma non tutti ricordano come te, che sei la protagonista. Vediamo. Secondo me, a parte diciamo la casa deve essere adeguatamente grande, perché secondo me nel 2025 potrebbe arrivare anche un nuovo arrivato. Ah sì, perché ho ricevuto un sacco di messaggi, un sacco di chiamate, cioè della sua dichiarazione. Ah, perché l'ho detto, è vero, cioè detto. Qual era? Che secondo me arriva anche una cicogna nel 2025. Insieme agli alpaca. E ti posso dire, esatto, così la mettiamo insieme agli alpaca. Secondo me arriva ad aprile 25, un altro ariete. Ah
aprile 25. Esatto. Intanto, scusate, abbiamo girato la nostra bottiglia, è uscito il diavoletto. E qui ci porta ad una persona molto importante nella vita di Lorenzo, ed è il tuo papà, Rocco. Siete stati fantastici, ci avete fatto vivere 2 mesi bellissimi. Che dirvi, io vi auguro tutto il bene del mondo, ma tutto, eh? L'importante è che voi sappiate che se le cose si fanno e vanno avanti, come vi dicono alcuni, Siffredi, tu fai 60 anni fra un po' e questi ti fanno diventare nonno. Sarebbe magnifico, fantastico. Quindi mi raccomando, ragazzi, il mondo è vostro, ma impegnatevi e non mollate mai. Non mollate mai, il mondo è vostro. 2025 l'anno prossimo, ma potrebbero esserci anche delle novità. 2024, sono giovani, si amano. Lei dice lui è affidabilissimo, a mani basse. E allora, prima di capire se succederà oppure no, noi, che ormai, come dire, ci siamo affezionati a loro, li vogliamo preparare. Cara Lucrezia, cosa hai visto? Guarda, quello con cui giocavo da piccola. Con cosa giocavi da piccola, Lucrezia? Un po' di suspense. Con il mio ciccio bello. Col tuo bambolotto? Sì, come te la cavavi col tuo bambolotto? Non tantissimo bene, piangeva sempre, quindi avevo solo un rimedio, mettergli il ciuccino. Però io ho chiamato due puericultrici molto brave, Franca e Alessia, e le ringrazio perché stanno togliendo tempo ad un bebè in questo momento. Per noi. Per voi, per potervi istruire. Se tu giocavi col bambolotto e piangeva sempre, come giocava Lorenzo da piccolo? Con cosa? Beh, io con i giocattini di telecomandate e smontavo tutto. Bene, ma poi li rimontavi? No, non riuscivo. Ma come te la cavi con i bambini, con i bebè? Hai mai tenuto un bebè in braccio? Sì. Sì? Sei bravo? Allora, per fortuna, quando li tengo in braccio io, sono sempre abbastanza tranquilli, quindi sembra di sì. Vabbè, allora magari è un perfetto papà. Andiamo dalle due puericultrici, vediamo chi se la caverà tra questi bebè, perché io potrebbe esserci... Guarda che vado alla femmina, visto? Lo ma sapevo. Sì, tu stai qui, ma... Lui vuole la femmina. I colori non sanno. Ah, lui è andato lì perché vuole una bambina? Sì, me la dice sempre. Ma state già parlando di maschio, cioè del sesso? Ma oggi è tutto fluido, ancora parlare del sesso è riduttivo. Ma ancora non c'è, quindi boh, vabbè, ok. Ma c'è o no questo bambino? No, per ora quello di cibo. È cibo? È un bambino di cibo. È un bambino di cibo? Non me la raccontano bene. Allora, prima domanda, chiamiamo questi bambolotti Bebitano. Bebitano si sveglia, un po' di atmosfera, Daniele. Bebitano si sveglia e inizia a piangere disperatamente. Mordendosi le manine. No. Cerca di afferrare tutto con la bocca. Perché sta piangendo questo bambino? Perché ha fame. Perché ha fame? Lucrezia, dici che ha fame? Ah, ma devo fare questo? Non funziona. No, funziona. E ha fame? Certo. E quindi? E quindi prendi il biberon e cosa fai? Glielo do. No. Direttamente prendi il biberon e glielo dai, è giusto? Oppure c'è stato un errore? No, vuol dire che ha avuto un buon intuito. Aspetta. Prima devo sentire se il latte è caldo. Bravo. Come lo senti? Mettendolo sul polso. Bravo, fallo vedere. Così, però non va. Cioè non esce, vabbè. È una bettarella piccola. Ma che è finto? È finto. Ma è finto? Ma il latte c'è davvero? Perché avete messo il silicone? Eccolo qua. Adesso, ok. E quindi tu cosa fai, scusami? Io farei così. Dimmi. Così o così, non so dove qua, esattamente. Va benissimo. Qua. Beh, approfittiamo della puericultrice, sì. È vero? Sì. Non è un'attrice. Sì. No, bene, assolutamente. Okay. Faccio così, poi stendo se il latte nella temperatura giusta per il bambino, poi brava. Ovviamente, grazie. Nel frattempo il bambino sta piangendo come un disperato, sì, ve lo dico, ma... se gli dai la mamma ci passa 2 secondi e poi faccio così. Bravo! Che dire? Nulla da dire! Scusa. Lei si vuole far vedere da noi? Scusa, aspetta. Aspetta, inquadriamo anche te. Questo è un messaggio subliminale, cioè non ho capito. Perché lei sta facendo la sua continua a piangere comunque. Ma perché ne vorrebbe fare almeno 5, quindi... Cosa devi fare? Non si vuole fermare uno, almeno 5, diciamo. Almeno 5. No, scusate, voi volete 5 bambini? La squadra!
Ma chi vuole 5 bambini? Ma no, non ce n'è neanche uno. Perché? Chi è che vuole 5 bambini? Ma no, io almeno 3. Tu quanti ne vuoi? 3. Lorenzo, 3 bambini. Sì. Età, cioè la distanza, perché abbiamo un'altra puericultrice, cerchiamo un attimo di capire. La distanza? Stiamo fantasticando, eh. Non lo so, non più di 3 anni, diciamo. Non più di 3 anni. Bene, è l'età giusta? Così. Diciamo, ci togliamo il pensiero prima, quindi facciamo tutto insieme, che ti aspetti di più, poi riprendi i pannolini, riprendi il biberon, invece così, diciamo, è perfetto. È continuativo. Vediamo, tu come, guarda se, come se si sta lamentando, magari ha delle colichette. Se si sta, ha delle coliche, tu cosa fai per farla stare meglio? Come la tieni? C'è anche una posizione dove la giri verso in giù, con le mani in sopra, le bottine sul culino. Ma neanche mio marito ha fatto il figlio, eh? Sono prontissimi. Ragazzi, ma scusate, ma sono prontissimi. Bebitano, hai un papà e una mamma che ti aspettano. Non servono neanche le puricultrici. Cioè, non serviamo più. Cioè, noi cambiamo mestiere. Vi è mai capitato due ragazzi così giovani sapere tutte queste cose? Eh no. E quindi secondo lei perché lo sanno? Lo sanno perché sono molto giovani e vanno molto distinto, cosa che si perde quando si diventa più grandi, perché viene più ansia, si hanno più timori, si ragiona troppo, qui c'è la gioventù e la spontaneità. Ah, io avrei detto perché lei aspetta un bambino, invece no. Ma secondo me anche i nostri genitori forse, che ci hanno sempre... Boh, almeno mia mamma, quando abbiamo magari i cuginetti o i figli di... mi ha sempre fatto vedere come faceva lei. Certo. Quindi ho avuto l'immagine di mamma. Comunque, venite qui al centro, certo, con i vostri bebitano, e direi che quando volete noi siamo pronti ad accogliere la notizia di bebitano in arrivo. Grazie. Grazie alle nostre puericultrici che sono venute qui. Grazie. Davvero, chiamatemi, fatemi sapere, direi che lui è super affidabile. Sì. Hai ragione tu, Lucrezia, davvero. Noi se vi serve ci siamo. Cosa? Come regalo al bebè, noi se vi serve ci siamo. Non è che un regalone al bebè, sì, è quello che costano. Va bene, me ne vado, ciao.